Gli ingredienti che ci servono sono ovviamente la zucca, questa è della campagna di mio marito, quindi l'ha portata lui, olio pangrattato, mozzarella e salmone affumicato. In alternativa puoi sostituirlo con del prosciutto cotto. Questa è molto più comoda da tagliare perché è quella lunga. Comunque sia, se hai quella normale, quindi quella tonda, puoi utilizzare anche quella. Coltello grande, mi raccomando, che così ti viene anche meglio. Togliamo la buccia. Io amo la zucca, questo è uno dei miei ortaggi preferiti. E ora che periodo, farò tante tante ricette. Pulita la nostra zucca, andiamo a tagliare a fettine sottili. Naturalmente, più sottili le farai e prima si cuocerà. A questo punto prendiamo una teglia. Non ti do le misure precise perché sono delle dosi che vanno ad occhio. Infatti non ti ho dato neanche i grammi della zucca. Perché ti devi regolare tu in base a quanti commensali siete. Cospargo il pangrattato. A questo punto possiamo assemblare la nostra parmigiana. Quindi adagiamo le fette di zucca. Questa è una ricetta perfetta se non si ha voglia di cucinare e se si ha poco tempo, perché è tutto crudo. Adesso adagiamo il salmone, che come ti ho detto all'inizio, se non ti piace puoi sostituire con il prosciutto. Quindi ci sarà un bel contrasto tra il dolce della zucca ed il salato del salmone. Adesso mozzarella. Ci sta benissimo anche il parmigiano grattugiato se ce l'hai. A me è finito, quindi non lo andrò ad utilizzare. E di nuovo si va a ripetere la situation, quindi zucca e poi salmone, mozzarella. A me in questa teglia, a quanto ho capito, mi verranno 3 strati. Ah, mi stavo dimenticando che non l'ho detto tra gli ingredienti, l'alloro che va a profumare la zucca e quindi la nostra parmigiana. La vado a mettere ai lati. Puoi utilizzare anche il rosmarino. Ultimo strato di mozzarella. E come ho già detto, se ce l'hai il parmigiano, perché in questo caso andrebbe a creare una bella crosticina. Ed inforniamo nel forno già caldo a 180 gradi. Per 45-50 minuti fai la prova con la forchetta per verificare se la zucca è cotta. Se vedi che la mozzarella ha rilasciato troppa acqua, vai a prolungare la cottura di 5-10 minuti con la modalità ventilato. In questo modo si andrà ad asciugare. Ed eccola qui pronta. Ne ho già tagliato una fettina e c'è un profumino che non ti dico. Assaggiamo per vedere com'è. Mamma mia, che buono! Magari non sarà bellissima, ma è favolosa, troppo buona, è la fine del mondo. Se la ricetta è piaciuta anche a te, ricordati di supportarmi condividendola sui tuoi social.